sa di cosa sto parlando. Nel Palio di Siena c'è un cavallo che parte dietro di tutti, è il cavallo di rincorsa. Però adesso assomiglia un po' a quel cavallo lì di rincorsa che parte da dietro, la visuale libera, però sceglie quando partire. Adesso voi siete partiti e magari però siete di rincorsa in questa corsa a salvezza. Ma bella storiella, non so se noi non è stata una scelta di partire, quindi ci siamo trovati e adesso siamo in una posizione che è quella di qualche mese fa, dal punto di vista della classifica, però dal punto di vista psicologico per noi è un vantaggio, ma è un vantaggio soprattutto per i miei ragazzi. Come ha vissuto mister questa positività che c'è attorno all'ambiente? Non c'era più abituato forse nell'ultimo periodo? Vabbè, questa è benzina verde, benzina importante, bisogna alimentarla dalle piccole cose. E ogni giorno, quotidianamente, noi chiaramente poi quando si verifica la gara, nel momento in cui inizia la gara, per noi ogni palla, ogni minuto, ogni frazione di gioco bisogna alimentare questa positività con l'atteggiamento giusto. Vado subito alle note un po' tattiche. Come sostituire Ken? È una delle domande. Le chiedo Petkovic e Matos insieme, più Petkovic o Matos. L'importante è non toccare il modulo, se mi spiego. No, non è, per me il modulo è l'ultimo dei problemi, l'ho sempre detto. Moise ha caratteristiche diverse rispetto a Bruno, Matos anche ha caratteristiche ancora diverse, resta il fatto che noi dobbiamo fare il risultato, no? E quindi farlo in un modo o nell'altro non cambierà la sostanza, quello che la squadra deve continuare a fare. Avere questa voglia di giocarsi le gare, giocarsene senza pensare a nessun tipo di discorso di classifica, di avversario. E se è Matos e Petkovic va bene, può essere Matos e Aarons o Matos e o qualcun altro e Balotti ho recuperato, l'anima della squadra deve rimanere intatta. Le chiedo il probabile rientro di Romulo, rende difficile un'eventuale riconferma di Felicioli oppure è un'opzione a cui sta pensando, visto come ha giocato anche il derby sabato? Ma guardate, qui, e questo lo dico ai ragazzi, lo dico a voi, di partita in partita io preparo, visto che stanno lavorando tutti alla grande, il gruppo lavora alla grande, è già da diverso tempo, e devono farsi trovare pronti, tutti, e può essere dall'inizio o in corsa, tutti devono essere a disposizione. E io di volta in volta sceglierò chi è nelle mie ricondizioni, tenendo conto dell'avversario, tenendo conto poi di chi è in campo e anche dal punto di vista psicologico, chi ha più energie dal punto di vista psicofisiche. Per cui se Felicioli è entrato e ha fatto una grandissima prestazione, perché non è semplice dopo 7 mesi offrire una prestazione del genere in un derby, è pronto, abbiamo un giocatore affidabile e quindi è lì. Se inizierà dalla gara dall'inizio, sono convinto che farà ancora meglio, ma se dovrà entrare a partita in corso, sono convinto ancora che lui può dare un contributo. Quindi da qui in avanti anche il fatto di poter cambiare un giocatore che è andato in tribuna e che non ha giocato e trovarsi in campo deve trovarsi pronto. Per queste energie psicofisiche da alimentare continuamente, firmerebbe mister per il pareggio nella gara di domani dopo 2 ore di Guardate. Non si fanno, lo dicevo, quando noi veniamo da sconfitte, da prestazioni che erano così, le partite bisogna lasciarsele alle spalle. È finita, è chiusa e bisogna affrontarne l'altra come se fosse la partita. Per me quello che è successo dietro, quello che abbiamo fatto, per me è passato, ormai è la partita, è quella con l'Atalanta. È quello che dirà il campo. Noi giochiamo per il massimo della posta, perché a questo punto della classifica, a questo punto del campionato, non bisogna pensare a fare calcoli, non è che sia l'ultima gara in cui un eventuale pareggio ci permette di affrontare. Noi dobbiamo affrontare le partite con il massimo dell'attenzione, cercando di ottenere il massimo. Il campo, quello che dice, decide, lo vedremo, ma abbandonare quello che è successo per me è già passato. Quello, insomma, il derby, ma già dopo 5 minuti, dopo la partita di domenica, per me era già finito. Proiettato per la successiva. Per me ora la partita è l'Atalanta e quindi noi giochiamo per il massimo. Non c'è Cerci tra i convocati, però sta meglio. Come stanno invece gli altri, quelli che magari si sono allenati con meno regolarità questa settimana, i vari Vukovic, Bukel, se mi fa un quadro completo?
No, beh, a parte Vukovic che ha avuto qualche rallentamento nella settimana, poi tutti gli altri Valotti ha ripreso molto bene, e anche Dejan Boldor che ha avuto qualche, insomma, ci sta in una settimana avere qualche giocatore che possa saltare una seduta o due, però è tutto nella norma. L'unico è Alessio Cerci che non è con noi, però è in continua crescita, in continuo miglioramento, e lì vogliamo essere veramente considerato anche poi di là della partita, la sosta che c'è, avere tutto il tempo e le attenzioni possibili, perché quando riprenderà ne avremo fortemente bisogno.